Che lo senti? È buono. Non si sente completamente. Si sente, dai. Tutti la conosciamo. Vado a fare tu il testo. Che non si sente. Quale pezzo? Si sente la voce. Che la quale per prima parlerà. Io sono un po' emozionata. Ma tu ancora c'è Zibibbo fra le mani? Questo ruolo veramente mi è strano, però voglio anch'io dire un po' qualche parola. Comincerò con una brevissima citazione, non vi spaventate. È ben miserabile quella Dante, vecchiaia che per difendersi ha bisogno di parole. Pante. Non sono i capelli bianchi né le rughe del volto che possono conquistare di un tratto l'autorità, ma bensì l'autorità è il frutto che tutta una vita onestamente vissuta coglie da ultimo. Queste parole ci vengono da lontano, da molto lontano, scritte a 62 anni da Cicerone un anno prima della sua morte, ci dicono veramente tanto pure del mio impegno. Voglio dirvi però qualcosa su questo movimento. Il movimento è la novità in assoluto di questa competizione elettorale. È una novità perché il movimento è una lista giovane, giovane perché ci sono i giovani e perché ci sono gli adulti che hanno uno spirito giovane. Abbiamo realizzato un binomio che non si era mai verificato. Giovani e meno giovani ci siamo uniti perché veramente vogliamo muoverci verso i cittadini, verso la gente e la gente che si muove verso di noi. La stasi è morte, l'immobilismo è morte. Contro quella rassegnazione e la passività noi vogliamo muoverci. Ognuno di noi porta il proprio vissuto, è un vissuto che incarna ogni giorno nella vita, nel quotidiano. Noi non abbiamo bisogno, come diceva Cicerone, di parole, abbiamo bisogno di quella testimonianza che ci viene dalla vita. E io penso che sia la volta buona per chi è decisionale, deve cambiare, perché non possiamo restare immobili. Deve cambiare perché la gente ha bisogno di credere che Acireale diventerà più a misura d'uomo. La gente, il cittadino comune, deve sentirsi responsabile. Io ti ho detto che non mi devi filmare mai in queste sezioni. Non mi devi dire altro. Comunque, la politica ce la faremo. Ci vediamo con questa stessa telecamera lunedì. In questa condizione appoggiamo il candidato Salvatore La Rosa. Però ci impegniamo a Orazio Babbo. Noi non abbiamo formato una coalizione solo nella prospettiva elettorale e nemmeno in funzione del voto. Noi vogliamo restare come proposta perché migliori il livello culturale, perché ci sia una promozione del cittadino. No. Io ci spero e ci speriamo tutti. Col vostro aiuto, col vostro voto libero, abituatevi a pensare con la vostra testa. Io penso che questa notte è stata una notte lunga, lunghissima, quasi 10 anni, in cui siamo scesi tanto in basso. Chi era poi il nostro candidato in pectore all'assessorato? Cito Leotto. Il nostro assessore, speriamo. Ma allora, se fossimo all'Olimpico,
per noi del Movimento dei Giovani Autoconvocati dovremmo parlare del capitano, perché è stato lui, diciamo, che si è mosso più di tutti, che ha iniziato attivamente a fare politica, che si è seduto al tavolo centro-sinistra, che ha portato forse la maggiore novità in queste elezioni. Francesco Fichera. Quanto buono. Non lo so come si inizia un comizio, perché non ne ho mai fatti. Poi c'è un esperto di comunicazione che mi osserva e quindi avrò il suo giudizio alla fine. È Marcello Bonaventura. Lo so, insomma, iniziare il comizio lo iniziamo con la leggerezza con cui ha iniziato la professoressa Patti, con cui ci ha introdotto Marco, e non con la pesantezza a cui fanno riferimento, cui fa riferimento la destra. Il voto a destra è più pesante, noi siamo leggeri. La leggerezza che ha così descritto bene il professore Branco in un suo articolo nel nostro un numero unico del giornale Movimento. Siamo leggeri ma non superficiali. Siamo leggeri perché non abbiamo responsabilità, non abbiamo scheletri nell'armadio, nel degrado in cui è caduta Cireale. Noi come giovani autoconvocati, come diceva Marco, ci siamo voluti impegnare in questa campagna elettorale, ci abbiamo messo le nostre facce, i nostri contenuti. Abbiamo iniziato già un anno fa, era il 4 maggio del 2002, con un'iniziativa Murus Turpis. Se ricordate bene, in via Principe Amedeo è stato apposto un cartello Murus Turpis riguardante i ruderi, le rovine del muro di via Principe Amedeo rimaste per oltre 2 anni lì a marcire. Diciamo, simbolo dell'inerzia, dell'inettitudine, dell'incompetenza degli amministratori comunali, forse per compiacere qualcuno, per troppo attendisti, hanno atteso tanto prima di pensare di ripristinare. Noi abbiamo voluto, insomma, mettere lì il simbolo della loro vergogna con quel cartello, Murus Turpis. Abbiamo continuato anche dopo, in questa campagna elettorale ci siamo fatti conoscere per un'iniziativa secondo noi importante, forse reputata da altri banale, che è quella della defissione dei manifesti fissi fuori dagli spazi. Probabilmente è banale, forse anche per noi è controproducente, perché alla fine, insomma, visibilità nei cartelloni ne abbiamo avuta molto poca. Ne abbiamo avuta poca anche in televisione, però nelle 2 domeniche in cui abbiamo defisso i manifesti, tanta gente è venuta, tanti bambini sono venuti a staccare i manifesti dai muri, e riteniamo che così si fa educazione alla Cireale. Con queste iniziative, questi ragazzi che hanno partecipato con noi sanno qual è il senso civico che noi vogliamo portare avanti in Cireale. La politica, non ci interessa la politica pesante degli onorevoli che siedono, che vengono qui, che verranno tra poco qui, dove siamo noi, con la loro pesantezza, con i loro abiti scuri, a parlare non so di cosa, politica nazionale. Noi siamo pieni di sabbia, forse se venite qua vedete, pieno di sabbia vulcanica. La canzone che hanno scritto Michele e Dario Leonardi, Spazziamo via la rina, ha un senso letterale che è proprio quello di fare vedere che ancora dopo tanto tempo abbiamo la sabbia a terra. Saluta. È un senso allegorico. Volete un po', insomma, spazzare via questa classe politica, simbolo del degrado di Cireale. Noi ci stiamo provando, ci siamo scontrati, ripeto, proprio nella campagna di manifesti abusivi contro le finanze della destra. Ci hanno coperto e ricoperto il nostro spazio, il numero 14, non so se l'avete mai visto, insomma, un nostro manifesto nel numero 14, sono questi, li vedete adesso, non ha importanza. Saremo visibili al Consiglio Comunale. Si sono fatti gli spot, loro hanno parlato di legalità. Ecco, questa è la legalità di cui loro si fanno portavoce, è proprio quella dei manifesti attaccati fuori dagli spazi. Noi l'abbiamo scritto su tutti i muri, come diciamo la canzone vecchia di Jovanotti.
Penso che chiusura di campagna elettorale, non so come si chiude, ringraziando sicuramente quanti si sono impegnati, Michele, non faccio i nomi, insomma, fai saluta. Dimenticherei sicuramente qualcuno. Per me è stato... abbiamo preso questa campagna elettorale con molto entusiasmo, ci crediamo, siamo sicuri di ottenere con Salvatore La Rosa, nostro candidato sindaco, con questa lista fatta di uomini, di molte donne, credo che sia una delle pochissime liste con molte donne che candidate, siamo sicuri di ottenere un ottimo risultato a questa competizione elettorale, che ne dicano altri. Abbiamo qui presente un assessore designato da Salvo La Rosa, e di questo ce ne facciamo vanto, Citto Leotta. Manca Adele Danna, è fuori a Cireale, tornerà per votare, è anche candidata. Non so cosa dire, come si conclude, con un in bocca al lupo dovreste farlo voi a noi, io lo faccio a voi, le urne diranno un po' tutto. Adesso Citto Leotta, in attesa sono arrivati quelli che devono suonare e cantare? Sì? Ok, quasi. Allora, Citto Leotta. Allora, io non so suonare, non so neanche cantare. Comunque, intanto vi saluto. Vorrei accennare a quello che ha sottolineato Francesco, cioè al fatto che probabilmente, a parte gli amici che qua ci onorano e ci sostengono con la loro presenza, non molti hanno avuto l'avventura e la possibilità di vedere il nostro simbolo, il nostro manifesto elettorale, che ha fatto capolino per qualche minuto in quel fatidico numero 14, sommerso poi successivamente da un'ondata, da una valanga di manifesti abusivi e illegali che rappresentano una vergogna e una patente di inciviltà di cui a Cireale non può andare fiera. E va riconosciuto, diciamo, alla componente giovanile della nostra lista, agli amici dei giovani autoconvocati, qui al loro leader Francesco Fichera, il compito che si sono messi sulle spalle, cioè una coraggiosa battaglia civile la cui importanza va ben al di là della competizione elettorale. Detto questo, vorrei un po' parlare appunto del nostro simbolo. Qualche osservatore così superficiale o disattento, tanto saluto Saro, il leader carismatico potrebbe pensare che l'ennesima operazione di trasformismo politico, di maquillage elettorale. Invece no, è il nostro manifesto, in cui c'è questa bellissima foto, opera di Giuseppe Donacchio, in cui è evidente, insomma, traspare l'entusiasmo e la motivazione di queste persone. Che cos'è questo? Cosa vuole rappresentare questo manifesto? Niente, manifesta solo la presa di posizione di un gruppo di persone, che, badate bene, non è solo il gruppo di persone raffigurato nella foto, ma sono molte, molte, molte di più. Persone che hanno deciso di non delegare più ad altri la tutela dei propri diritti, la difesa dei valori in cui credono, del diritto alla giustizia, allo studio, alla salute, ma hanno deciso di impegnarsi in prima persona, di scommettere la loro bella faccia e di farsela mettere nelle foto, nelle adunate, in tutte le manifestazioni della campagna elettorale. Il movimento e l'anno trascorso, il 2002, è stato appunto denominato l'anno dei movimenti, è l'anno in cui la società civile si è ridestata dal suo torpore e si è costituita spontaneamente per autoconvocazione, come intelligentemente si sono denominati loro, in movimenti che sono nati intanto per combattere quell'idea della politica che ormai è ridotta solo a un mercimonio, solo a un luogo di affari, di clientele,
e di potere nella accezione più deteriore del termine, e poi riaffermare il diritto di ogni cittadino a determinare la vita della propria comunità, sia essa locale sia essa nazionale. Il movimento quindi, così come a livello nazionale, si è distinto, il Risveglio prima, Giovani Autoconvocati poi, altri che stanno seguendo, in diciamo iniziative e manifestazioni tra virgolette di protesta o in difesa di qualche valore. Devo rassegnarvi qua, dato che siamo non tra pochi intimi, tra molti intimi, una riflessione personale. Una di queste iniziative a cui abbiamo partecipato è stata quella di partecipare a qualche seduta del Consiglio Comunale, sedute drammatiche, sedute per intenderci nell'ottobre scorso, dopo che il loro sindaco era stato arrestato, e che il Consiglio Comunale speravamo avesse la decenza, il bon ton, l'educazione, il pudore di dimettersi in blocco. E a parte i rappresentanti del centro-sinistra, c'è Salvoni Cota, sono rimasti ben tutti attaccati alle loro sedi. E noi eravamo veramente qua con pochi amici, straniti, sbalorditi, ci sentivamo veramente in una situazione surreale, Marta, in cui vedevamo questi alieni che si agitavano e adducevano, diciamo, a motivo del loro pervicace attaccamento alla sedia, che bisognava salvare questa città. Ma questa città, davvero, chi la salva? Dario. Allora, questa è stata una delle molle che ci hanno spinto ad impegnarci in prima persona. Ci abbiamo riflettuto, certo, non è stato facile per un movimento spontaneo decidere poi in maniera così repentina, dato che gli accadimenti giuridico-politici ci obbligarono a fare una scelta rapida. Abbiamo sentito come un obbligo morale e civile partecipare in prima persona alla campagna elettorale, e assieme ai partiti, quindi in modo che la politica nelle sue varie espressioni, società civile, movimenti, associazioni, partiti, nel centro-sinistra, fosse unita in una lotta appunto per la salvezza di questa nostra sventurata città, come dice quel mio amico Saro. E allora è accaduto, grazie alla responsabilità di tutti, un piccolo grande miracolo. Ad Acireale si è arrivati ad avere un unico fronte di centro-sinistra, che va dal centro-sinistra classico dell'Ulivo, per intenderci, fino ai movimenti come il nostro, a Rifondazione Comunista, Italia dei Valori. Badate che non c'è, ha ben pochi riscontri in ambito nazionale tutto questo. Il tutto rappresentato dalla figura di Salvatore La Rosa, un sindaco che sta dimostrando e spandendo ottimismo e coraggio a piene mani, e che da due mesi gira tutti gli angoli della città e del suo interland ad ascoltare le istanze dei cittadini. E questa politica dell'ascolto ha generato un programma alternativo, un programma straordinario che diciamo, la cui realizzazione non possiamo, diciamo, quantizzare in termini di tempo. Sì, qualcuno mi chiede: ma quanto tempo ci vorrà? Ma noi tracciamo le basi, poi questa è qualcosa che lasciamo ai nostri figli. Ecco, anche questo, la politica non è qualcosa di cui noi dobbiamo, diciamo, giovarci nell'immediato, ma è qualcosa, il futuro è qualcosa che noi consegniamo ai nostri figli. E vorrei concludere solo invitandovi a votare e a premiare questa gente che in prima persona ha deciso di scommettersi, e di votare la lista In Movimento per avere una Acireale finalmente libera, civile e solidale, e per restituirla ai suoi legittimi proprietari, gli acesi. Grazie.
E allora adesso in attesa anche Salvo La Rosa, se si presenterà, se verrà, parla anche Saro Patanè, che vi fa parte del movimento del risveglio, il portavoce. Due minuti per salutare tutti e per dire che oggi, in una giornata molto particolare, nell'anniversario della morte, della testimonianza, del sacrificio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, di Giovanni Falcone, la strage di Capaci, vogliamo dire a questa destra pericolosa che si camuffa, la destra fatta di persone per bene, di persone che ti sorridono, quando ti incontrano ti sorridono, ti vengono a salutare, con un sorrisetto anche talvolta così sussiegoso, comprensivo persino, insomma, perché questi ragazzi, chiaramente non per me, questi ragazzi sono carusi, certo, si devono impegnare, e vabbè, fanno quello che possono, ma tanto loro hanno l'80%, tanto loro sono la politica. Noi che cosa ne sappiamo della politica? Quando mai ne sappiamo della politica? Ecco, volevo ricordare a questa destra fin da perbenista, che qui c'è una forte presenza morale di giovani, di uomini e di donne che dei valori della sinistra hanno fatto dei valori della propria vita. I valori della sinistra, che sono i valori di sempre, dell'antifascismo, i valori della difesa della Costituzione, i valori di un'amministrazione della città che sia non ricerca dell'interesse, adesso, come loro ben sanno, gestito direttamente dalle cosche mafiose, perché questo è il messaggio che tendono a occultare. Vogliono farci credere che ancora questa Cireale è il piacere del Sud, del compianto Giuseppe Fava. No, non è il piacere del Sud, è una città caduta nella trappola mortale di cosche mafiose che hanno direttamente interessi comuni con i referenti politici e tendono, così come in altre coste della nostra disgraziatissima terra, ad assumersi in pieno e in proprio la direzione della vita pubblica ed economica di questo nostro paese. A questa destra, perché di destra si tratta, non è vero che tutto è cambiato, a questa destra pericolosissima, noi opponiamo la nostra capacità di testimoniare i valori di sempre della sinistra democratica e costituzionale che ha fondato questa Repubblica. A questa destra noi sapremo resistere, sempre e comunque, che si vincano o che si perdono le elezioni, ma che sappiano i benpensanti, costoro che si camuffano così da gentiluomini e vecchio stampo, sappiano che qui, oggi, in questa campagna elettorale, al di là di tutte le considerazioni politiche che sono state fatte, è nata una famiglia, una forte presenza di persone che sapranno perpetuare, tramandare, consegnare agli altri e resistere il tempo che sarà necessario resistere e convincere gli acesi che un'altra Cireale è possibile, che un'altra alternativa è fattibile. Io volevo salutarvi con questo, con un augurio, ma con questo pressante invito. È difficile non solo essere acesi, è difficile poter immaginare la possibilità di un futuro diverso per questa città. Questa città sfugge a ogni tipo di controllo democratico. Non è vero che il voto di questa città è libero, non lo è, il voto di questa città non è libero. L'opinione pubblica di questa città è inesistente perché l'80%, il 70% del voto è condizionato da interessi diretti e da sottosviluppo che ormai è diventato cronico. Ecco, a questo ha portato decenni e decenni di amministrazione che si è perpetuata nel tempo, sempre dalle stesse persone, che sono partite da una forma, ma sono arrivate sempre con facce diverse, con trucchi, con maquillage aggiornati, sono sempre le persone che hanno distrutto le potenzialità economiche e sociali di questa città. A queste persone noi abbiamo il dovere di ribellarci, ma di ribellarci pensando ai valori che sono propri della nostra formazione, sia che si venga da una formazione cattolica ecclesiale, sia che si venga dalla formazione alla sinistra militante. Viva la Repubblica Italiana fondata sulla Costituzione, viva la sinistra italiana!
prima di lasciare la parola al candidato sindaco Salvatore Rocco, per un breve saluto, volevo invitare, c'era spostare una macchina in via da lì in doppia fila, questo che cos'è, un Alfa, insomma, provate a vedere lì. Volevo invitare a salire qui sul, sul palco i candidati della lista del Movimento, il professore Franco, Giulia Losi, Nello Leotta, Pippo Provato, Eugenia Quercioni, Pina Patti, Daniela Cantarella, e Anna Coco, Emanuele Leotta, Adellana non c'è, Anna Coco è qui, non so, io non ti vedo. Quindi, Sabrina, Gianni, e non so chi c'è altro, vabbè, non dire Santi Maccarrone, grande santo. Giuseppe Tomarchio, Marco Trovato. Vabbè, io comunque la mia piccola battaglia l'ho vinta, ho ottenuto il programma elettorale di Antonio Carozzo, è l'unica copia stampata, ce l'ho io, quindi io ce l'ho fatta. La buona roba. Buonasera a tutti, scusate il ritardo, ma la campagna elettorale è come un frullatore, mi ci hanno messo dentro, ne sono uscito a pezzettini. Sì, io sono particolarmente contento dei candidati che sono qui accanto a me, della lista in Movimento e degli altri candidati delle liste che sostengono la mia candidatura. Ti sei salvato. Se ci fosse una maggiore consapevolezza, io sto aspettando ora 21. Una maggiore avvedutezza da parte dei nostri concittadini acesi ad analizzare, a individuare le storie, le facce dei candidati al Consiglio Comunale, non ci sarebbe storia in questa elezione. Aspetta, il denaro che c'è a mangiare. Credimi, Peppe. Io volevo soltanto rivolgervi un saluto e un ringraziamento e darvi appuntamento a fra mezz'ora in Piazza Duomo, dove concluderemo la campagna elettorale. Ci crede veramente. Quindi per questa prima fase. Gioco le partite. Questa è già una buona. E quindi a più tardi, auguri a tutti, in bocca al lupo a tutti. Lavati per la rosa. Ballottaggio della Perla Rosa. Allora, se c'è ballottaggio la rosa a Garozzo. Trimarchi la rosa, ballottaggio. Trimarchi la rosa non c'è il ballottaggio. Trimarchi piglierà un bordello di voti, eh? Nel ballottaggio vado ad sperare in Trimarchi. Trimarchi la rosa? No. Trimarchi che rosa? Adesso c'è il comizio dei comunisti italiani, ma prima dovrebbe essere un intervento musicale con Sabrina. Sì, gli altri non ricordo i nomi, scusate. Vai Sabrina. È buono lo stesso. Eccomi qua. Non lo so. 5 minuti ai comunisti italiani, poi c'è tutto. Non lo so.
camminare via, via Nicolosi. Via? Via Nicolosi 58 a Cireale. Via Nicolosi 58 a Cireale. Appena l'hai. Ma lo ricordo, via Nicolosi 58. Se gli amici del movimento hanno finito, possiamo cominciare. Via Nicolosi. Via Nicolosi 58. Ma lo segni, compagno, ma lo segni un pezzettino amici di carta? Allora diamo inizio al nostro comizio elettorale che chiude questa campagna elettorale. Via Nicolosi 58. Certamente il tempo è tiranno e non ci concede molto tempo. Dobbiamo alle 21:45 spostarci ne a Piazza Duomo perché c'è la conclusione del nostro candidato sindaco La Rosa. E quindi molto brevemente passerò poi la parola al senatore Pagliarulo che è l'oratore ufficiale. Ma voglio però dire alcune cose. Allora me lo segna. E dire perché è importante. Quali sono i motivi per cui bisogna votare a sinistra e comunque votare contro il centrodestra? Ti aspettare un poco, eh? No domani. Quando Berlusconi non ha giustificazione, non riesce a giustificare le tragedie, i drammi che combina, solleva lo spauracchio dei comunisti in Italia.